Buongiorno, approfondiamo oggi il device ASA 1 antenna splitter della Sennheiser. Esso permette di dividere segnali a radiofrequenze provenienti da sole due antenne collegate allo splitter verso un numero variabile di ricevitori. Nessuna antenna, oltre alle due collegate allo splitter, è richiesta sui ricevitori. Il segnale RF giunge infatti via cavo coassiale direttamente dalle uscite dello splitter. Lo splitter può essere usato principalmente in tre modi: a sistema singolo, a sistema in cascata, a sistema multibanda a cascata. Nel sistema singolo viene utilizzato un solo device che permette un collegamento di massimo 4 ricevitori, garantendo un segnale RF True Diversity per tutti e 4. Nel sistema a cascata vengono utilizzati due device che permettono un collegamento di massimo 8 ricevitori, garantendo un segnale RF True Diversity per tutti e 8. Il sistema multibanda impiega invece fino a 9 device, che permettono un collegamento massimo con 32 ricevitori, garantendo sempre un segnale RF True Diversity per tutti e 32. Andiamo ora ad analizzare il primo, il sistema a singolo device. Abbiamo appunto il nostro splitter ASA 1 a cui è collegata la prima antenna, in questo caso una A1031 attraverso un cavo coassiale BNC con impedenza 50 ohm. La seconda antenna, sempre una A1031, è anch'essa collegata attraverso un medesimo cavo coassiale BNC ad impedenza 50 ohm. Vediamo ora i quattro ricevitori, ognuno dei quali con due ingressi RF. Al primo sono destinate le uscite A1 e B1. Al secondo sono destinate le uscite A2 e B2. Al terzo sono invece destinate le uscite A3 e B3. Al quarto sono infine destinate le uscite A4 e B4. I collegamenti RF uscenti dallo splitter sono tutti attraverso il medesimo cavo coassiale delle antenne. Infine, con il sistema singolo device si possono risparmiare fino a 6 antenne sui ricevitori. Passiamo ora ad analizzare il sistema a cascata. Questa volta abbiamo a disposizione due device splitter, uno che rinominiamo A ed uno B. Al device A è collegata un'antenna A1031, sempre attraverso un cavo coassiale BNC con impedenza 50 ohm. L'uscita RF del circuito collegato all'antenna deve essere collegato all'ingresso dell'altro circuito. Allo stesso modo, sul device B viene collegata una medesima A1031 e viene fatto anche qui il ponte di collegamento dall'uscita RF all'ingresso non ancora utilizzato. Andiamo ora a vedere come effettuare i collegamenti in caso di 8 ricevitori. Il ricevitore 1 avrà le uscite A1-B1. Il ricevitore 2 avrà le uscite A2-B2. Il ricevitore 3 avrà le uscite A3-B3. Il ricevitore 4 avrà le uscite A4-B4. Il ricevitore 5 avrà le uscite A5-B5. Il ricevitore 6 avrà le uscite A6-B6. Il ricevitore 7 avrà le uscite A7-B7. Ed infine il ricevitore 8 avrà le uscite A8-B8. Tutti i collegamenti dai due device verso i ricevitori vengono sempre effettuati attraverso cavi coassiali BNC ad impedenza 50 ohm. Con il sistema a cascata vengono utilizzate 14 antenne in meno rispetto ad un normale sistema. Passiamo ora al sistema multibanda a cascata. Al singolo device principale, come accadeva nel sistema singolo, viene collegata l'antenna 1, una A1031, al circuito di sinistra. Allo stesso modo, l'antenna 2, sempre una A1031, viene collegata nel circuito di destra. Vediamo ora apparire ulteriori 8 device ASA 1 antenna splitter, cercando subito di capire come verranno collegati allo splitter principale. Ogni splitter secondario riceve in ingresso dallo splitter principale un solo segnale RF nel circuito di destra, quello per intenderci con la possibilità di gestire un segnale di uscita. Vediamo ora di andare a collegare le uscite di ogni circuito con gli ingressi dei circuiti di sinistra rimasti vuoti,
questo incrociando le coppie tra di loro. Il passaggio che segue è abbastanza lungo e confuso, in quanto sono presenti molti collegamenti. In realtà ho semplificato lo schema, riassumendo in fondo ai ricevitori una tabella indicante da dove provengono gli ingressi per ogni ricevitore. Lo schema di ogni coppia di 4 ricevitori è molto simile allo schema del sistema a cascata che abbiamo visto prima, pur con qualche leggera differenza che ho per l'appunto notato, come detto, nelle tabelle sotto alle coppie di ricevitori. Come sempre, tengo a ricordarvi che ogni collegamento in uscita e in ingresso ai device ASA 1 è sempre con il medesimo collegamento coassiale. Infine, con il sistema a cascata multipla, si possono risparmiare addirittura fino a 62 antenne rispetto ad un collegamento standard. Tutti i precedenti sistemi di collegamento sono tranquillamente applicabili a sistemi RF a differenti zone. Di seguito andiamo dunque ad analizzare un esempio di un sistema a 3 zone usando 4 ricevitori. Abbiamo, come detto, 3 zone di captazione di onda, ognuna di esse composta da una coppia di A10-31. Queste zone sono fisicamente divise da ostacoli che non permettono il passaggio di radiofrequenze, come ad esempio muri abbastanza spessi. Per permettere il collegamento a zona è necessario introdurre nella catena dei collegamenti una coppia di nuovi device, la C3 antenna combiner della Sennheiser. Esso ha un routing composto da un segnale in uscita combinato da 4 segnali in ingresso. Ad ogni combiner deve essere collegata un'antenna per ogni coppia, possibilmente le più simili all'aspetto simmetrico. Le uscite della C3 sono collegate agli ingressi dei circuiti dell'antenna splitter. Il collegamento verso i 4 ricevitori è il medesimo del collegamento al sistema singolo, ma ho comunque riportato a fianco di ogni ricevitore la provenienza della coppia di segnali in ingresso nel ricevitore. Bene, ringraziandovi per l'attenzione, vi ricordo, per qualsiasi dubbio, di non esitare a commentare sotto al video le vostre perplessità e vi invito ad iscrivervi al mio canale per vedere ulteriori nuovi video in arrivo.